All'imbocco della Valmaira, in provincia di Cuneo, è situato il piccolo borgo di Villar San Costanzo. Le sue origini sono molto antiche. I romani lo chiamarono Cannetum, perché nella zona bassa e quitrinosa non crescevano che canne ed erbe palustri. Questo piccolo centro di appena 1500 abitanti raccoglie tesori naturalistici, storici ed artistici davvero inestimabili. L'abbazia di San Costanzo con la sua storia millenaria, il santuario di San Costanzo al Monte, gioiello di architettura romanica piemontese, e la riserva naturale dei Ciciu, con formazioni geologiche simili a funghi di pietra. Un altro tesoro custodito dal Monte San Bernardo è rappresentato dai Ciciu. Salvaguardati una riserva naturale dall'agosto 1989, queste piramidi di terra, simili a grossi funghi rocciosi, presentano peculiarità geologiche di notevole interesse. Questi curiosi e pittoreschi monumenti naturali sono noti come Ciciu dal Villar o Ciciu Pera, in dialetto locale, fantocci di Villar o pupazzi di pietra. Queste sculture morfologiche possono paragonarsi a grandi funghi rocciosi, composti da un gambo di terra su cui poggia un cappello costituito da un blocco di gneiss staccatosi dalle pendici del Monte San Bernardo. L'origine geologica di queste piramidi di pietra va inquadrata al termine dell'era glaciale, con la formazione di un grande conoide alluvionale e forti scosse sismiche che staccarono grandi massi dal monte, successivamente ricoperti da ulteriore materiale detritico trasportato dal torrente Fansimania. Nei secoli successivi, l'innalzamento della piana cuneese portò i torrenti a scavarsi nuovi letti. In questo modo, il rio Fansimania, che prima aveva ricoperto i massi, li riportò alla luce, scavando con rigagnoli alluvionali il terreno attorno ad essi. La particolarità che rende uniche queste conformazioni morfologiche rispetto alle piramidi rocciose riscontrabili in altri luoghi è la stratificazione lenta e graduale del terreno alluvionale, ancora visibile nelle striature che caratterizzano il gambo di ogni Ciciu. Ad oggi sono censiti circa 480 esemplari, dislocati su una superficie di oltre 60 ettari. Le dimensioni di questi strani funghi variano da pochi centimetri dei più bassi a circa 10 metri dei più alti, con un diametro medio di 1,5 metri. Attorno alla loro origine si sono formate numerose leggende, che vanno oltre la mera spiegazione scientifica. Per alcuni questi strani elementi che popolano le alture di Villar sarebbero dei legionari romani trasformati in pietra da San Costanzo, durante il suo inseguimento prima del martirio nel vicino luogo dove poi sorse il santuario a lui dedicato. Per altri si tratterebbe invece di masche pietrificate durante un sabba andato male.
L'area dei Cicciu rappresenta un'autentica chicca all'interno del patrimonio ambientale piemontese, non solo per le peculiarità geologiche, ma anche per la ricchezza di flora e fauna che la caratterizzano. La favorevole esposizione ed il clima particolarmente mite permettono la presenza di specie floreali tipicamente mediterranee. La fauna presente è quella tipica dei boschi di latifoglie di bassa montagna, in particolare dei querceti. Sporadiche sono le presenze del capriolo, mentre più frequentemente si rinvengono tracce di donnole, faine e tassi, nonché volpi e cinghiali. Il processo di formazione dei Cicciu è ancora attivo, anche se è difficile da percepire. Le piramidi sono scalfite dalla lenta e inesorabile azione degli agenti atmosferici e dai piccoli rigagnoli che ancora oggi scorrono lungo le pendici del San Bernardo. Talvolta la caduta di un cappello espone il gambo all'erosione accelerata e difende dal diravamento nuove porzioni di terreno, reiterando le condizioni favorevoli alla formazione dei Cicciu. Natura e cultura rendono così unico il borgo di Villar San Costanzo, ricco di sorprese per tutte le età.